Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'altro giorno stavo bazzicando qua e là su Facebook e mi è apparso il post che faceva riferimento ad un articolo di Sky Sport in cui si faceva un aggiornamento circa la possibilità che la Juventus, insomma, possa in qualche modo ribaltare il risultato dell'andata contro il Real Madrid, vincere e passare il turno. Diciamo che con tutta la buona volontà e la speranza che uno ci possa mettere in questo momento, le cose andranno, o comunque sembrerebbe, insomma, che stia andando in un certo verso dopo i 3 gol presi in casa contro il Madrid. Beh, insomma, un altro discorso. La cosa che mi ha fatto più curiosità sono stati i commenti. Alcuni commenti erano molto simpatici, del tipo è più probabile che l'Italia venga ripescata e vinca i mondiali, roba del genere. Allora mi sono chiesto, ma se chiedessi a voi, ad alcuni di voi, tramite la mia pagina Facebook, di scrivere qualcosa riguardo, cioè è più probabile che qualcos'altro, l'ho fatto e ho ricevuto molte risposte, molti commenti, alcuni che parlano di calcio, alcuni che parlano di questioni personali, ecco. E insomma, questo video qua è un modo per farci due risate e per sdrammatizzare quella che è una situazione di calcio un po' particolare, visto che manca poco alla partita di ritorno contro il Madrid e insomma, la buona volontà di sperare c'è, però poi insomma, la verità è che abbiamo preso 3 gol all'andata e quindi non c'è molta speranza a riguardo, secondo la matematica e la logica, però tutto è da vedere. Vi mando la sigla e poi leggo i vostri commenti. Iniziamo da questi due che sono molto simili da mettere assieme. È più probabile che Pistocchi faccia un tweet pro Juve. Più probabile che Pistocchi cominci a ragionare. Quindi un riferimento a Pistocchi, come sapete, insomma, non è molto filo juventino e lo dimostra di certo con i tweet. Quindi questa cosa qua è più probabile del fatto che la Juventus possa in qualche modo passare il girone. Il turno. È più probabile che l'Inter vinca lo scudetto. Anche questo è sicuramente più probabile di quello che in realtà non è. Più probabile che invece l'Inter restituisca gli scudetti di cartone, che in realtà è uno solo perché l'altro non è segnato, ma detto questo, chiaramente, beh, un po' di probabilità, magari chissà, in futuro, ma credo di no. È più probabile passare una giornata insieme ad Alvino, Riema, Pistocchi e Zigliani e parlare di calcio come amici. Questo credo che sia proprio l'impossibilità totale, figuriamoci rimontare 3 gol di svantaggio. È più probabile che facciamo 3 gol rispetto al fatto che loro non ne facciano neanche uno. Questo è il commento più interessante che ho trovato, perché in effetti è una specie di inception, nel senso che in effetti te puoi fare anche 3 gol, ma sicuramente loro te ne faranno almeno uno e quindi andrai ad annullare insomma, tutto il tentativo di rimonta con un gol a loro. Quindi la cosa è molto un po' intricata ma interessante. È più probabile vedere Ovedes camminare che ribaltare il risultato a Madrid. Questo è una verità assoluta, visto che ultimamente è convocato ma ancora non ha visto il campo, dopo la partita di Crotone dell'anno scorso. Le probabilità della Juve di passare il turno sono le stesse che ha una scoregge in mare di provocare uno tsunami. Questo è vero, però pensate se tutti ci mettessimo a scorreggiare in mare, cosa potrebbe. No. Stefano, che saluto, Stefano YouTuber bianconero, seguitelo, è un mio collega e amico, tra virgolette, è più probabile che il buon Zigliani riesca a passare sotto le porte senza incastrarsi. Paolo Montero Dogi, questa cosa qua fa riferimento a una diceria, una voce, in cui si dice che il buon Zigliani appunto abbia un qualche odio profondo, non tanto verso Juventus, ma verso un certo giocatore, e quindi poi la Juventus, che appunto Montero, Paolo Montero Docet, che avrebbe in qualche modo avuto a che fare con la signora Zigliani. E quindi si dice, una voce non mai, però si dice, insomma. È più probabile che Marchisio smetta di fare l'influencer. Beh, questo è vero. Questo è vero perché ultimamente Marchisio, diciamo, che si distingue molto di più per quello che è la sua attività nel web che quella che è in campo. Quindi. Antonio Gravagna, che saluto, è più probabile che mi ricrescono i capelli. Per tutti quelli come te che hanno qualche problema di capelli, sì, in effetti è probabile questo. Oh, te l'auguro poi. È più probabile che mi trovi una tipa. Allora Andrea, siamo sulla stessa barca. Io sono anche più vecchio di te, quindi vai tranquillo che sicuramente è più probabile rispetto a quella che ho io. Quindi vai tranquillo. Andrea, saluto anche lui, un amico che conosco. È più probabile che mi capiti di vederti limonare con Belen. Caro Andrea, il problema è che è più probabile che tu mi veda limonarmi con qualcuno in questi momenti. Quindi figuriamoci Belen, che insomma è un po' riconosciuta come la somma cose. È più probabile che un anti-juventino riconnetta il cervello. Questo è vero. Questo è. Qua siamo a livelli di impossibilità abbastanza alti, quindi direi di sì. Roberto, che saluto, è fuori Rose TV, seguitelo ovviamente su Facebook, su YouTube e così via.
è più probabile che una mia battuta sia apprezzata dal mondo intero. Allora, su questa soglia di impossibilità è talmente alta che in effetti credo che Roberto abbia in qualche modo compreso appieno quello che era il senso del mio post, perché in effetti è questa cosa qua. Ecco Luca che mi scrive, è più probabile che io finisca del tuo video, e ci sei finito, quindi diciamo che forse è possibilità anche di far gol in questo caso, vista la fattibilità della cosa, e che tu mi saluti con un bacio e con lo sguardo sexy. Ora devi farlo. Allora, questa cosa del bacio mi mette in imbarazzo perché in effetti non sei una bella ragazza, quindi magari ti dici, e sei pure, non si fa però, un bacio te lo mando, ah, sguardo sexy è quello, no dai, ma che cagata di sguardo sexy è, lascia perdere, non, te lo mando in privato lo sguardo sexy. Matte infine, che tra l'altro questo video, questo commento l'ho screenato prima della partita contro il Benevento, e Matte che conosco e saluto, è più probabile che Marchisio giochi una partita dal primo minuto. Detto fatto, dopo 2 ore Marchisio dal primo minuto. Quindi in questo caso non siamo proprio d'accordo. Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Sono contento che abbiate partecipato, e questa cosa di insomma interagire in qualche modo con voi la riproporrò spesso, perché la cosa mi piace, perché vedo che anche voi siete interessati a rispondere, poi su cose comunque molto easy, un commento, i pareri, cose divertenti, cioè niente di sofisticato, quindi quando non avrò idee insomma ve le dirò, perché portare video del genere al di là di quelli che sono i commenti magari degli antiventini come è successo in altre occasioni, ma questi sono più vostri, quindi è una cosa bella, magari arriverà anche un altro FAQ time in futuro, quindi avere un'interazione tra noi, tra me e voi in questo modo insomma fa sempre piacere. Vi ringrazio ancora quindi tutti quanti, come sempre forza Juve e buona partita per quanto riguarda Real Juventus, che sarà una vera sofferenza. Questa è l'unica cosa certa che c'è in tutto ciò, è la sofferenza che avremo nel bene e nel male, ma soffriremo come dei cani, perché siamo reduci di una sconfitta dell'andata e quindi diamo un bel peso sulle spalle, non è indifferente, figuriamoci i giocatori. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Paura, paura, paura.